Ecco noi a Sergio Passia, Alessio Missolino! Un applauso, grande! Grande Ale. Eccolo qua, oh, ci sei Ale? Ciao a tutti! Ho fatto un po' di casino da dentro perché purtroppo Benedetta è una che non si vergogna mai davanti alle persone, quindi diciamo che tante volte quello che è successo poi sul palco, che lei ha detto in poche parole... Dici un po'. In realtà lei sale sul palco e ci avete presente? Non posso dire effettivamente cosa sembrava, però tremava da morire e lei stava lì così e faceva: no, però io sto qua e facevo: vedete, tutto a posto, sì, tranquillo, tutto a posto, giuro, tutto bene. Cioè era stata una cosa fantastica e poi è morta, è risorta dopo un pochino, quindi... Ah sì, è andata così proprio? Sì, sì. Ma invece tu? Io stavo una favola, come adesso, sì, più o meno, sì, proprio così. Grande, mi sa che te sei un bel disgraziato. No, cioè. No, devo dire, una persona molto tranquilla, a modo non... Veramente? No, assolutamente. Infatti si diceva questa, si vedeva. Sì, sì, proprio tranquillo. Aspetta, devi passare la signora. Oh, signora. Giustamente, signora. Non mi serve tutta la piazza. No, c'ha ragione, ragazzi, fate passare, veramente. Ragazzi, quando deve passare qualcuno, fate passare, perché ricordiamo e ringraziamo Viandreotto Saracini che ci sta permettendo anche di fare questa cosa. Signore, ma ok, c'è pure te, Cristiano, però doveva passare. Bene, per favore, però. Ok, allora, Alessio, dunque, facciamo riferimento un po' a quello che è stato il tuo curriculum nel mondo del doppiaggio. Beh, okay. Abbiamo segnalati alcuni perché siete troppi. Oh, allora, il Lovely Complex Atsushi, che poi tra l'altro è un personaggio di grande rilievo. In Ortone il mondo dei Key Tommy. Sì. In Dragon Trainer. Ammazza, bravo, morsicoso, bravo, non l'hai visto, però neanche la serie hai visto, quindi ok, bravo. Hai sentito? Era fatto benissimo. E com'è Ortone nel mondo di chi? C'avevo tipo, ero piccolo, sai? Quanti anni c'avevi? C'avevo avuto 14-15 anni. Vabbè, allora manco tanto tempo fa. Adesso ne ho 26, adesso ne ho 12. Adesso ne ho 12 Voi li conoscete questi personaggi, ragazzi? Ma ci cosa lo troppo? Non lo so, è un problema, mi sono spaccato le corde vocali, però si fa uguale. Ti credo. E poi segno qua anche nei Digimon Fusion Battles, sì. In giro, giusto? Sì. Ok, e tu da quanto tempo è che sei nel mondo del doppiaggio? 22 anni. 22 anni? Sì. Pochissimo. Sì, quindi sono veramente... Scusate se è partito un dito dietro, però... solo 22 anni, sì? Ne ho 26, ho iniziato a 4 anni. Sì. Pensa un po'. Ora sono, sì, 22 anni che faccio questo lavoro e niente, secondo me è il lavoro non lavoro più bello del mondo. E a 4 anni lavoro, cosa doppio? Dico lavoro non lavoro per un motivo, perché è un divertimento prima che un lavoro, certo. Gli applausi da dentro sono spontaneissimi. Dai, secondo me sono spontanei, dai. A 4 anni che hai doppiato? Allora, diciamo che si faceva il brusio, quindi quando capitano dei bambini che giocano a pallone, passa la palla, quelle cose così, insomma. E poi andando avanti ho avuto la prima esperienza all'età di 10 anni con il Lizzie McGuire, dove facevo Matt. Diciamo che insomma lì è stata la prima serie importante della mia vita e poi insomma tutto il resto. E via discorrendo, e poi è una carriera lunga, 22 anni, sì, insomma, diciamo, e durerà per sempre. Insomma. E speriamo, che vada a pensione, speriamo presto. Bene, bene. Allora un applauso a Alessio, ragazzi, grande Alessio. Vanno a fumare, finalmente. Ma avete sconvolto tutta la scaletta? Comunque ragazzi, dentro non fa caldo per niente, ve lo posso garantire, dentro vi sta benissimo, manca l'ossigeno. Sì, se volete morire andate tranquilli. E così va, da pesca tutti gli acquisti, insomma, grazie a lei, grande.